sepolte senza pagine di storia, ma adesso c'è Ted che ce lo racconta. Uomini e donne senza gloria, figli di un'Italia senza memoria. Pasqua Rossa. Il romanzo La Pasqua Rossa di Alberto Bevilacqua parla della rivolta che coinvolse il carcere milanese di San Vittore nella Pasqua del 1946. Il protagonista assoluto fu Ezio Barbieri. Con lui c'era anche Aramis Cordara, suo compagno nella leggendaria banda della Priglia Nera, che negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale diffuse il panico per le strade di Milano. Il carcere era sovraffollato, come oggi d'altronde, da più di 3.000 detenuti tra ex repubblichini, ex partigiani, detenuti comune, condannati a morte, tra cui lo stesso Ezio Barbieri. Non bisogna dimenticare che non era ancora in vigore la nuova Costituzione che avrebbe abolito la pena capitale, che era stata reintrodotta in Italia con il fascismo. Sono anni particolari quelli, come quelli che seguono ogni guerra. Girano tante armi e ci sono tanti conti in sospeso tra fazioni opposte per le quali solo formalmente la guerra è finita. Ma cosa successe? Sabato 20 aprile, vigilia di Pasqua, i detenuti raccolsero pistole, mitra, munizioni varie, armi da scasso, ferri. Pare che queste armi provenissero da misteriosi baratti con la stessa polizia ausiliaria oppure fossero state sottratte altrettanto misteriosamente agli agenti. Il giorno di Pasqua, approfittando anche del clima festoso e che molti cancelli vennero lasciati aperti, quattro agenti vennero sequestrati dai detenuti. Qualcuno lanciò delle bombe a mano e nella confusione altri poliziotti vennero presi in ostaggio. In queste circostanze morì un poliziotto, Salvatore Rapp, che si sacrificò per evitare un'evasione di massa. Vennero date alle fiamme intere ali del carcere mentre iniziò una trattativa per la liberazione degli ostaggi. Questo clima fu anche l'occasione per regolamenti di conti tra fascisti e partigiani o tra criminali comuni. Barbieri, che in quel periodo era uno dei banditi più pericolosi d'Italia, forse solo dopo il bandito Giuliano, divenne il portavoce dei detenuti. Le sue richieste erano strambe e confuse, le dimissioni del direttore, il miglioramento del vitto, la libertà di spostamento all'interno del carcere, ma pure la scarcerazione di tutti i detenuti politici, l'amnistia generale, la censura ai giornali affinché non parlassero dell'accaduto. Addirittura intervenne il cardinal Schuster per mediare tra detenuti e polizia. Durante queste trattative poi c'era chi scavava trincee, chi erigeva barricate, chi tentava l'evasione scavando tunnel fognari. Insomma, un gran casino. Arrivati al martedì però i detenuti erano stremati mentre le autorità misero a punto un piano militare per la riconquista del carcere. Piano che venne attuato mercoledì. Le forze dispiegate convinsero i detenuti a desistere e liberare gli ostaggi. E con loro uscirono gli stessi carcerieri a mani alzate. Il bilancio della rivolta fu di 5 morti, 4 detenuti e un agente e 37 feriti gravi, per quella che è considerata la prima grande rivolta in un carcere nella storia repubblicana.